No, torniamo con una sorpresa meravigliosa. Io devo ringraziare Paolo Sommaruga perché mi ha messo veramente serenità. E più che Paolo Sommaruga te l'ha messa la nostra ospite. È la nostra ospite, ma l'ha portata Paolo. Paola Cortellesi, buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Siamo tutti fan stamattina, voglio dire. Insomma, ma devo dire che dietro le quinte, tu stavi facendo la rubrica, dietro le quinte è stata presa d'assalto da tutti, me compreso, per i selfie. Perché, insomma, dopo le facciamo insieme uno io e te, allora io manco, voglio. Se ci fosse bisogno di presentarla, una delle più brave attrici che abbiamo, insomma, Davide Donatello, Nastro d'Argento. Ho visto una cosa che ha detto anche la trasmissione dove sei andata con Valerio Da Fazio. Forbes Italia ti ha inserito tra le 100 donne più influenti. Ma ti rendi conto? Io ho appreso questa notizia così, con un certo stupore, però mi fa piacere. Evidentemente, non so, hanno valutato. Influisci. Ma non sono influencer, però. No, proprio no. Allora, parliamo di cinema. Oggi esce nelle sale un film molto bello, insomma, bello è un termine abbastanza generico, adesso ne parleremo con Paola e cerchiamo di spiegare perché. Parliamo di figli, è un film voluto, scritto e pensato da Mattia Torre, un bravissimo autore che è scomparso troppo presto, a metà dello scorso anno, portato avanti dal suo aiuto regista che lo ha diretto, come se fosse di Mattia Torre, Giuseppe Bonito. Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea sono due, marito e moglie, una bella vita, sposati, una figlia di 6 anni, lei rimane incinta del secondo figlio. Questa seconda gravidanza provoca delle conseguenze insomma, imprevedibili tra genitori disattenti, amici che hanno anche loro le loro crisi di nervi, babysitter da trovare, soldi che cominciano a mancare. E, insomma, in maniera ironica, tra lacrime e sorrisi, parliamo di noi stessi. Mattia Torre ci ha dipinto non solo come genitori, anche un rapporto d'amore, quando le persone cercano di resistere, no? Di resistere. Tutto sommato agli urti. Eh sì, perché i figli in questo caso sono degli urti, nel senso che chiaramente sono delle nuove vite da gestire, da formare, e si vive questo nuovo bimbo anche con un carico di responsabilità forse esagerato, e forse infatti raccontiamo un po' di nevrosi anche di questi genitori. Paola, vediamone una clip del film e poi continuiamo a parlare. Mi ami? Sei incinta? Sì. Ma una notizia strepitosa, Noi facciamo un altro figlio, C'era proprio bisogno di fare un altro figlio. Pietro porterà equilibrio. Andrà tutto bene? Sì. Una serie di babysitter improbabile. Adoro i papà senza barba. Non si può fumare. E ho già avuto un'esperienza come babysitter. Il bambino aveva 16 anni e l'ho aiutato a uscire dal giro della droga. Dimmelo ancora che andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene? Beh, sì, è quello che è un lavoro. È un lavoro fare andare bene le cose, soprattutto in una coppia. Ecco, questo è un film che si intitola Figli e parla dell'arrivo di un nuovo figlio, ma come diceva bene Paolo, è un film che parla d'amore, della coppia, di quanto lavoro ci sia per restare insieme tanto tempo, per far andare avanti un rapporto, no? Oltre i primi momenti che sono legati all'innamoramento, dove tutto è facile, e poi per mandare avanti un rapporto anche solo di coppia e poi una famiglia con figli, bisogna fare dei lavori, del lavoro, venirsi incontro, e per far andare tutto bene bisogna esserne convinti, ecco. Quindi si ride ma si riflette. Ma a proposito, la tua laurea? La mia laurea in questo momento è a scuola. È a scuola. Quindi in questo momento è a scuola, sì, non perché è stata. Ti sei dovuta organizzare. Mi sono dovuta organizzare, ma anche lì c'è un'organizzazione al millimetro. E avresti dovuto chiedere la babysitter del pomeriggio? Come l'hai trovata? Esatto, ecco, non è come queste, è come... per fortuna no, non è come queste figure, è una figura invece molto professionale e che mi fa stare molto molto tranquilla. E allora, a proposito, tra mancanza di sonno, tra stress, tra stanchezza, tra problemi vari e assortiti, un problema delle coppie con figli in arrivo, con figli, insomma, con figli neonati, è di non avere più spazi per poter uscire. Vediamo come provano a risolvere il secondo sonoro, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. Mi raccomando, prima di mangiare, 8 gocce di antistaminico sublinguale sotto la lingua. Poi prima di dormire, il lavaggio nasale. Ci laviamo i denti, vero? Non ci dimentichiamo di lavare i denti. No. Ascolti una mammina, non fate una monella, Thank you.
so, stasera. Dimmi quante cose facciamo stasera. Tutto, facciamo tutto. Oddio, che felicità. Sì. Poi c'è il seguito di questa di questo momento, di questa serata finalmente libera. Ed è una grande stanchezza, non si riesce a combinare niente, perché poi dopo tutta una giornata passata ad occuparsi dei bambini, tra lavoro, bambini e tate improbabili, perché questa donna che troviamo ad occuparsi del nostro bambino, insomma, è la più improbabile delle babysitter, e purtroppo, insomma, combina anche lei, insomma, qualche guaio. Nel film c'è anche un minimo di scontro generazionale, perché uno dice magari i genitori hanno i genitori a loro volta, qualche volta glieli possono affidare, invece succede che i genitori settantenni, dei quarantenni di oggi, sono in piena attività, hanno la loro pensione, palestra, viaggi. E non ne vogliono sapere di fare i nonni a tempo. Non vogliono essere disturbati, non ne vogliono sapere di fare i nonni a tempo pieno, e quindi ci viene a mancare una di quelle colonne portanti, non solo della famiglia, anche della crescita dei nipoti, ma proprio italiana, ecco, una colonna portante dell'Italia anche, no? Ma sì, assolutamente. Fa riferimento ai loro libretti di risparmio che tengono in mano il paese, se no saremmo finiti come la Grecia, ecco, quello è un grosso sfogo che ha mia madre nel film. Perché la scrittura precisa del film è anche questa, di parlare di noi, di parlare in qualche modo di tutti noi, ognuno si può riconoscere in qualcosa, ma anche di parlare del paese, delle difficoltà che hanno i genitori, insomma, a volte si sentono un po' abbandonati, non ci sono sostegni. Ma è vero che non ci sono sostegni, è per questo che appunto si fa molto affidamento sui nonni, quando manca una figura così parentale, così importante, manca per vari motivi, anche perché non ne vuole sapere, come in questo caso, i nodi vengono al pettine. Senti, ma qual è stato il momento del film che più ti ha divertito girare, visto che ci sono appunto delle scene anche divertenti? Ma ci sono molte scene divertenti e tanti momenti, insomma, devo dire, esilaranti nel film. Ci siamo divertiti a girare delle scene in cui saltiamo dalla finestra, restiamo vivi naturalmente, però ci sono dei momenti in cui nei grossi conflitti, quando si fanno delle grandi discussioni, uno dei due se ne va per la finestra gettandosi. È chiaramente un momento surreale, ma io credo che rispecchi un pensiero che abbiamo fatto almeno una volta nella vita tutti quanti, uscire, andare via così. Senti Paola, come sei arrivata a questa serenità che tu trasmetti attraverso i tuoi film, ma anche attraverso questa intervista, perché deve essere un grande lavoro. Ah beh, no, serenità, quella è una cosa che se la raggiungerò, la raggiungerò. No, però la trasmetti, Ma trasmetterla, no, non lo so, non so se riesco. Mi fa piacere che tu mi dica così. Questo, perché non ci avevo mai pensato a questo. Trasmetti, mi fa piacere sapere se trasmetto serenità, è una cosa positiva. Ma io non lo sono mai. ma che madre sei tu? Perché ad inizio film c'è una sorta di catalogo di genitori apprensivi con un figlio, con quattro figli, libertari, con quattro tate. Tu che madre sei? Io mi sono riconosciuta un po' in tutte queste tipologie di genitori, quelli iperattenti a non far usare troppo i device vari, di vario genere, perché poi il bambino se no si distrae, oppure quelli iperprotettivi, mi sono riconosciuta un po' in tutti, ho pensato, ho tutte le ossessioni possibili, quindi penso che la cosa non riguardi solo me, per questo penso che questo film sia universalmente valido. E allora tutti al cinema a vedere. Assolutamente, con Paola Cortellesi. Andate al cinema. Grazie per essere stato con noi, Paolo.